Oggi abbiamo assistito alla passerella della cancelliera tedesca Merkel al Parlamento europeo, visto che la Germania assume la presidenza semestrale dell'Unione europea. Nel suo discorso la Merkel ci ha regalato 10 minuti di totali supercazzole. Ci ha annoiato con la solita retorica sull'Europa, speranza per il futuro e unica soluzione per il futuro di tutti quanti. Ha lanciato lo slogan, già usato in maniera ridicola da Conte, della potenza di fuoco per rilanciare i paesi, per farli uscire dalla crisi. Insomma, sta potenza di fuoco deve essere proprio un loro leitmotiv. Anche in questa occasione è detto che il Recovery Fund è la soluzione per tutti, dimenticandosi di dire che se ne parla da mesi e che se ci sarà l'accordo i primi fondi arriveranno solo alla fine del 2021, quando invece ci sono paesi come l'Italia che sono già al collasso ora. Cara cancelliera, con i faremo, gli andremo a decidere, chi è in difficoltà non mangia. L'Europa è drammaticamente incapace di rispondere alle esigenze di categorie, settori produttivi e famiglie che sono stati colpiti dalla crisi economica legata al coronavirus. Non è con la scontata paternale sull'Europa unita contro i nazionalismi che si risolve la crisi. La verità è che il Parlamento europeo è succube della Merkel e l'Europa è di fatto una succursale di Berlino. Non si fanno gli interessi degli Stati membri, ma ogni azione europea è legata alle necessità economiche della Germania. Cara Merkel, il tuo richiamo alle politiche ambientali in stile Greta è una vera e propria presa in giro. Non è con gli slogan ecologisti, con le finte neutralità climatiche e con le tasse ambientali che si rilancia un continente in difficoltà. Ma non è mica finita qui. Il capogruppo tedesco del PPE, il gruppo della Merkel, ha chiesto in aula di dotare l'Europa di risorse proprie. Come? Beh, attraverso l'introduzione di nuove tasse che andranno a riempire le casse della macchina europea. Ha dichiarato che l'Europa non è un bancomat. Io penso esattamente il contrario. I cittadini europei non sono un bancomat. Ma davvero pensano che i cittadini europei abbiano bisogno di più tasse? Risolviamo l'Europa con più tasse? Insomma, mentre la Merkel e l'Unione Europea perdono tempo, ci sono milioni di cittadini che non possono più aspettare. Un'Europa ingessata e inconcludente non serve a nulla. L'epoca dei diktat, dei ricatti, delle condizioni, dei parametri, delle tasse deve finire.